Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio di Doran Red. Siamo di nuovo con Castle Crasher, ma questa volta giochiamo a un minigioco chiamato Indietro Barbari. Non so da quanto tempo è uscito, ma nello scorso episodio che ho registrato, ovvero il secondo episodio di Castle Crasher, ho notato che c'era qualcosa di nuovo nel menu. E ho visto questo Indietro Barbari, l'ho provato per giusto 10 secondi per vedere, ma sembra carino. Quindi voglio un po' cambiare, vediamo, al posto di oggi di fare la storia, proviamo a fare questo minigioco e vediamo come funziona, perché non lo conosco molto bene, quindi proviamo insieme. Ok, scegliamo il solito personaggio del fulmine, che sarà il nostro personaggio di compagnia su YouTube. Allora, premere... Ah, ok, le freccette, ok, per andare sopra e sotto, ok, passiamo di qua. Ah, ho capito come funziona, ok, in base alla scelta delle frecce ti porta in una posizione. Ok, ok. E cosa dobbiamo... Ah, oh, ho capito. Ah, ok, ok. No, ho sbagliato. Ah, dobbiamo... Credo che dobbiamo... infatti, dobbiamo evitare i nostri nemici. Dobbiamo resistere più al tempo possibile. Vabbè, questa era una prova. Siamo nel miglior tempo 23 secondi. Ah, quando ho provato io questo gioco. Ok, ora 20. Ok, ho fatto miglior tempo 20 secondi. Gli altri 23 secondi l'ho fatti... giusto per provare il gioco, come funzionava principalmente. Però ora ho capito perfettamente. Dobbiamo evitare i nostri nemici. E in base alle scelte che facciamo dei movimenti cambia la posizione. Ok, perfetto, perfetto. Come cazzo? No, è difficile, fanculo. Mi ha ammazzato di nuovo. Ora abbiamo fatto 9 secondi. Vabbè, sono le prove. Datemi la terza possibilità di fare bene. Ok, sì, sì, già ho capito come si gioca. Va bene, perfetto. Proviamoci di nuovo per la terza volta. Vediamo come va. Vediamo come va questa volta. Già siamo però sopravvissuti. 27 secondi. 10. No, cazzo, mi sto chiudendo. Devo evitare di chiudermi. Ma è difficile. Ok. Ok, ok. Ah, devo in base alla scelta di... Se tipo faccio così vado qui. Se faccio così... Ok, ok, ho capito ora. No. Andiamo sotto. Destra. Sopra. Andiamo? No! Micchia, è difficile, non è semplice. Però è divertente. Ok, andiamo. Vi ho fregato, vi ho fregato. Ok, ok, ok. No! Vabbè, via, via, via. Ah, c'è un altro. No! Mi ha preso, maledetto. Mi ha preso all'ultimo. È divertentissimo sta modalità. Molto bella. Vabbè, ora ho superato il mio record. Ho fatto un minuto. Vabbè, già è qualcosa. Proviamo di nuovo. Cioè, è divertente questa modalità. Mi piace. Solo che questa volta forse riuscirò a fare più tempo. Devo resistere più tempo possibile. Ok, andiamo sotto. Oh, destra, sotto, sopra. Ok, ho capito un po' come funziona. Destra, poi, vabbè, sinistra. Destra, sinistra. Destra, andiamo destra, destra, sopra, sopra, sotto, sinistra, sinistra. Ok, sinistra, sopra, sotto, destra. Ah, non mi fregava quel bastardo. Andiamo sotto che credo che ci sia più spazio, spero. Ok, un po' incasinato come gioco. Cioè, è difficile, non è semplice. No, andiamo di qua. Ok, dobbiamo imparare un po' i tasti a memoria. No, mi ha preso. Non ci sono riuscito. Facciamo una cosa. Voglio fare questa prova. Voglio arrivare a 2 minuti. Se arrivo a 2 minuti ho vinto io. Ovviamente facciamo che ho un'altra possibilità. Cioè, un po' di più, vediamo. Non lo so. Voglio superare il mio record. Cerchiamo di superare il mio record. Facciamo prima, è meglio forse. Ok, andiamo così. Andiamo, andiamo. Ok, il mostro si spawna lì. Dobbiamo spostarci più sotto. Ma a un certo punto finisce la mappa. Ok, non possiamo. Quindi conviene stare proprio al centro. Ok, va bene, perfetto, perfetto. Andiamo di qua, spostiamoci un po' più lontano possibile da quello. Mi sto incasinando perché appena sbaglio un tasto sei fottuto. Andiamo di qua. Ok. Ok, ci sono, ci sono, ci sono. È un po' difficile perché devi fare i tasti che stanno lì. Non è che ti muovi in base ai tuoi movimenti. No, cazzo, stavo bloccando. Maledizione. No,
No, no, non sono riuscito a muovere il tasto prima possibile. Vabbè, dai, possiamo provarci di nuovo. Dai, non ho superato il record. Mi prego, mi puoi vedere lo score. Ma sarebbe divertente giocarci tipo in due o tre questa modalità. È molto divertente. Qualche volta farò qualche gameplay con un'altra persona, vediamo. Se è d'accordo, cerchiamo di fare proprio su questo videogames. Così ci divertiamo un po'. Che secondo me è il multiplayer più divertente. No, sì, ok. Andiamo di qua, di qua, di qua, di qua, di qua, di qua, di qua. È un casino perché non sai dove ti puoi bloccare, porco Giuda. Ok. Un casino, vi giuro, è un casino. Ok, va bene, fai così. No! Madonna, ci morivo tra poco. Dai, possiamo farcela. Spostiamoci di qui, che stanno molto distanti così. Andiamo sopra di nuovo. Ok. Ok, così ci siamo distaccati molto. Madonna, ora sono tre. Oh mio Dio. Minchia, per quanto mi sono salvato? Vi giuro, è un casino sto gioco. Che cazzo sto combinando? Madonna, che mi sono scansato. No, sono morto. No, mi sono salvato. Oh mio Dio. È difficilissimo, ragazzi, vi giuro. È qualcosa... È stupendo, però mi incasina molto. Proviamoci un altro paio di volte. Dai, vi do altre due possibilità. Vediamo se riesco a mettere un record di 2 minuti. Se no mi arrendo. Ultime due volte. Ok, andiamo, proviamoci. Ok, ok. Andiamo, andiamo di qua, di qua, di qua. Oh, sì. Ok, l'ho detto, appena posso chiederò a un'altra persona, cioè o a un mio amico, oppure alla mia ragazza, non so, poi forse chiederò a lei, vediamo se ne è d'accordo, di fare qualche gameplay insieme di questa modalità, perché è molto divertente. Allora, dobbiamo stare attenti. Allora, ok, sì, passiamo di qua. Dobbiamo allontanarci il più possibile dai nemici, non dobbiamo stare troppo vicini, che sennò ci fregano. Saliamo sopra, ok, andiamo di qua. Vediamo se riusciamo a distaccarci bene. Il problema è devi imparare un po' i tasti a memoria. Ok. Dobbiamo andare di qua perché sennò ci bloccano. Andiamo di qua invece. Poi scendiamo. Poi devi imparare un po' le mappe, credo. Cioè almeno... Ah! No! Mi sono fatto fregare proprio da idiota. Perché non ci ho pensato, dovevo passare subito di qua. Il fatto è che quando vai in panico non riesci a premere il pulsante giusto. Però adesso abbiamo un record di 1 minuto e 5, dai. È qualcosa di positivo, credo, per adesso. Ok, partiamo. Partiamo le danze, ragazzi. Dai, possiamo farcela. Ok, andiamo. Cerchiamo di resistere più tempo. Vediamo questo dove cacchio va. Ok, vai, di qua. No, andiamo di qua noi. Ok. Se riusciamo a distaccarli bene possiamo sopravvivere di più. Perché quando ne sono troppi insieme, lì ci fottono. Solo che giustamente si muovono insieme. Ok, andiamo di qua. Ah, no, ma perché mi blocco? Mi fermo. Dai, facciamo. Questa è l'ultima. Questa è l'ultima. Se perdo, lasciamo perdere. Ah, bello questo mondo, è ghiacciato. Bellissima questa modalità, molto divertente. Mi ricordo che tempo fa c'era quella che dovevi fare la gara a chi mangiava più velocemente. Era molto divertente. Anche quell'altra modalità, non so se c'è ancora, ma non credo, perché non mi risultava che potessi cambiare pagine o scegliere. Allora, stiamo attenti, ok. Ok, andiamo su. No, andiamo di qua. No, aspetta, non vedo l'altro, ok, verde. Dai, no, no. Ok. Madonna, so che sono silenzioso in questo momento, ma qui mi viene un infarto, capitemi. No, qual era? Ok. Ok, scappiamo. Dovremmo scappare. Madonna, è difficile, ragazzi, vi giuro, è qualcosa di molto difficile. Dai, che possiamo farcela. Dobbiamo solo semplicemente resistere. Dai, 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 dai. Dai. Dai, possiamo farcela.
No, mi ha preso 1 minuto e 14 questa volta. Almeno ho messo un record. Ho superato il mio record, quindi è già qualcosa. Però dovrei arrivare a 2 minuti. Spero. Vabbè, se possiamo, la prossima volta proverò ad arrivare a 2 minuti. Però il prossimo gameplay sarà con un'altra persona, forse anche di più. Se siamo tipo 3-4, ci proverò a convincere gli altri a fare qualche gameplay insieme di questo videogioco. Anche se non parleranno, chi se ne frega, l'importante è giocare multiplayer, perché secondo me sarà molto divertente. Ok ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio. Spero che questo episodio vi sia piaciuto, anche se non è la storia del gioco, ma era un mini gioco di questo videogame. Comunque, se vi è piaciuto lasciate un pollicione, oppure lasciate un commento se dovrò fare l'altra modalità con gli altri miei amici o con la mia ragazza, non so, vedrò, poi vedremo. Ci vediamo la prossima volta, ciao a tutti!